Eccoci, allora cominciamo, vediamo di guadagnare anche un po' di tempo. Allora io presento un intervento dal titolo ambizioso, La costruzione della conoscenza, misure e reti. Intervento che ho elaborato con la collaborazione di alcuni colleghi, Bruno Bove e Paolo Rocca che sono qui presenti, Rosa Maria Dacqui che non è presente. Per motivi personali, ma che ha comunque contribuito a questo lavoro. Quindi ringrazio loro e visto che il mio intervento parte dalla base del lavoro dell'agenzia, quindi dei mattoncini che permettono poi di fare il resto, e visto che abbiamo citato il numero grande di persone che lavorano nelle agenzie, mi pare intorno ai 12.000. Anche un ringraziamento a questi 12.000 che non sono qua, ma che stanno lavorando perché questo sistema stia in piedi. Allora, abbiamo sentito questa mattina nella tavola rotonda la rappresentante degli Amici della Terra che diceva: in queste giornate non avete pensato di presentare con orgoglio e soddisfazione la storia del sistema delle agenzie. Adesso brevemente, almeno per quanto riguarda il tema della costruzione dell'informazione, è quello che farò nella prima parte del nostro intervento. E visto che questo convegno viene a 20 anni da una legge, ho voluto iniziare la mia presentazione partendo dagli atti della prima conferenza nazionale delle agenzie tenuta a Torino nel 1997. Vedendo l'elenco con le date di istituzioni delle agenzie che la dottoressa Santacati ha presentato prima, abbiamo notato che nel 97 erano state istituite le due agenzie provinciali, cinque agenzie regionali e l'ANPA. Quindi nel 97 c'era un nucleo di base delle agenzie. Fu fatta questa prima conferenza e i toni, se si vanno a leggere gli atti, sono di grande entusiasmo. Grande entusiasmo perché si viveva sulla scorta del referendum che aveva, togliendo i temi ambientali dal mondo della sanità, aveva dato a quei temi una dignità che nel sistema sanità, per motivi probabilmente fisiologici, non avevano. Era un mondo che viveva la situazione di figlio cadetto che di colpo si trovava ad essere il primogenito. Tra gli interventi pubblicati in quegli atti è significativo quello di Mario Signorino, all'epoca presidente di ANPA, che elencava le priorità che secondo lui doveva darsi il nascente sistema delle agenzie. Ieri assennato non diceva sistema, diceva sommatoria delle agenzie, perché effettivamente siamo lì. E Signorino citava il rilancio del SINA, cioè del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, per la raccolta dei dati ambientali, l'individuazione di centri di eccellenza interni al sistema, lo sviluppo di normativa tecnica, sono tre argomenti che dopo 20 anni sono ancora lì che girano, e concludeva dicendo: fino ad oggi non abbiamo incontrato molto interesse in Parlamento, anzi, e qui mi riallaccio alle parole di Piccioni di poco fa, quando diceva: non è che i temi ambientali in Parlamento siano così vivi e sentiti. Questa legge sul sistema delle agenzie ce la stiamo, diciamolo pure, trascinando da troppo tempo. Quindi 20 anni dopo questa frase continua ad avere il suo significato. Ma andiamo avanti. Abbiamo detto referendum del 93, legge del 94, ma non è che prima non ci fosse nulla, anzi c'era una grande quantità di iniziative, di attività svolte sui temi ambientali. Da parte di enti pubblici, Servizio Sanitario Nazionale, da parte di centri di ricerca, di università, di privati. Mancava un collante, mancava una visione d'insieme di tutto questo, scusate. Venivano prodotti tantissimi dati, tant'è che si era pensato di creare il SINA, ma erano dati frammentati perché frutto di iniziative locali, frutto spesso di leggi regionali, quindi non c'era modo di mettere insieme questi dati, di confrontarli tra loro. C'erano anche delle reti, pensiamo al monitoraggio della qualità dell'aria, non è che prima non si facesse, si faceva, ogni regione lo faceva a modo suo. Queste attività, a
avevano però portato, avevano degli aspetti positivi locali e hanno poi portato la formazione di personale specializzato che spesso è confluito nell'agenzia. Ho citato Orsina. Ho citato Orsina perché, come diceva prima Filippini, già all'epoca si sentiva l'esigenza di rendere disponibili i dati ambientali. Quali erano gli obiettivi per cui alla fine degli anni 80 fu fondato il SINA? Iniziative di reportistica verso il pubblico e disponibilità di elementi quantificabili da fornire a chi doveva rilasciare pareri o a chi doveva in qualche modo definire dei piani di sviluppo a medio o a lungo termine. Il SINA aveva una sua struttura dal punto di vista informatico, con un centro e una ramificazione sul territorio, il collegamento con la dimensione europea, quindi la macchina era ben progettata, mancava l'uniformità dei dati sul territorio. Nel 94, con la legge 61, quando fu istituita l'Agenzia Nazionale, l'ANPA, la gestione del SINA fu posta in capo all'ANPA. E qui l'ANPA si rese conto che bisognava in qualche modo rendere la raccolta dei dati uniforme su tutto il territorio. E fu seguito l'approccio già in uso sul territorio europeo, quello degli European Topic Center, cioè dei centri tematici europei. E qui guardo Roberto Caracciolo, che è stato il promotore di questa iniziativa dei CTN. ANPA, a partire dal 98, progettò dei centri tematici, cioè delle compagini di esperti che raccoglievano personale delle agenzie che stavano via via nascendo, ma raccoglievano anche il contributo di altri enti che nel formalismo dell'epoca erano definiti IPR, cioè istituzioni principali di riferimento, e qui cito autorità di bacino, autorità di parco, ENEA, CNR, Union Camere, insomma non solo il mondo delle ARPA, ma il mondo di tutti quegli enti che in qualche modo potevano fornire contributo per lo sviluppo non tanto, meglio non solo del dato, ma delle metodiche che dovevano portare a livello nazionale a una raccolta uniforme dei dati. C'era anche un modello, e torno a un riferimento fatto stamattina, mi sembra di nuovo da Filippini, un modello che funzionava, che era quello della rete nazionale per la gestione di eventuali emergenze nucleari. C'era già quindi una rete che era stata istituita e finanziata, che copriva l'intero territorio nazionale, finanziata in modo che potessero essere acquistate le dotazioni strumentali, ma che potesse anche essere pagato il personale, affinché si potesse, dopo l'incidente di Chernobyl, mantenere un alto livello di controllo, di monitoraggio, al fine di individuare velocemente eventuali emergenze nucleari. I CTN coprivano i principali temi ambientali. Qui ho riportato l'elenco, ho anche riportato la copertina di un rapporto importante sull'attività dei CTN. I temi erano questi: aria, clima ed emissioni in atmosfera, agenti fisici, acque interne e marino-costiere, natura e biodiversità, rifiuti e flussi di materiali, territorio e suolo. Sottolineo in questo intervento che i CTN erano finanziati. Il finanziamento raggiungeva le agenzie. Questo è un elemento importante perché vedremo poi nel seguito quello che è successo. E non erano neanche finanziati poco, perché nel triennio 99-2001 c'era finanziato con circa 9 milioni di euro e il secondo ciclo 2002-2004 circa 10 milioni di euro. Quindi insomma cifre per il sistema delle agenzie importanti. Contemporaneamente, da una parte nascevano i CTN, dall'altro veniva a manifestarsi una carenza che, da quello che abbiamo visto in questi giorni, ancora non è risolta. Andando a leggere gli atti della seconda conferenza delle agenzie, è significativo un intervento ad opera di due siciliani,
i direttori dei laboratori di profilassi di Palermo e di Siracusa, il cui intervento si intitolava «Il Sud che non c'è, una testimonianza della Sicilia». Quindi era viva la consapevolezza che in questo nascente sistema c'era una mancanza forte, c'era una mancanza da parte delle regioni del Sud. E nell'elenco che abbiamo visto prima con le date di nascita delle agenzie è stato fotografato molto bene questa mancanza del Sud. Andando avanti, questa mancanza è stata all'epoca fotografata ed è stato anche introdotto uno strumento normativo che aveva l'obiettivo di in qualche modo aiutare lo sviluppo delle agenzie laddove non c'erano ancora oppure erano appena nate ma non avevano disponibilità finanziaria. Il riferimento è la legge 93 del 2001 che all'articolo 2 prevede dei finanziamenti all'AMPA che stava diventando APAT, finanziamenti che dovevano consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio e di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative, finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali da organizzare come sistema integrato a rete, siamo nel 2001, adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per controlli ambientali e realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale. AMPA attuò, mise in piedi una serie di convenzioni con le diverse agenzie in modo che si potessero utilizzare al meglio questi fondi. Il principio seguito era quello di, chiamiamoli gemellaggi, tra agenzie che avevano già una loro solidità, una loro capacità operativa, e agenzie nascenti, che poi tradotto in termini pratici significa agenzie del nord che erano già istituite da tempo e agenzie del sud che stavano nascendo. Il gemellaggio fu una scelta vincente perché consentiva non solo uno scambio di informazioni, ma consentiva anche una conoscenza diretta tra le persone che operavano sul territorio, nelle agenzie del sud, e colleghi del nord. Questa conoscenza diretta ha consentito che lo scambio non si concludesse con la fine delle convenzioni, ma ha consentito che lo scambio continuasse nel tempo. Io ricordo che noi della Valle d'Aosta avevamo una convenzione che si gemellava con l'ARPA Calabria e l'ARPA Basilicata e ho avuto piacere di incontrare qui, in questa occasione, Emilio Rosignuolo, che è la persona con cui io all'epoca avevo il rapporto di gemellaggio. È una conoscenza che è andata avanti, è una conoscenza che ha consentito a lui negli anni, quando gli si presentavano dei casi in cui non sapeva come comportarsi, di rivolgersi non a un'entità astratta, ma ad alcune persone che aveva conosciuto e quindi chiedere consiglio, chiedere indicazioni. Il gemellaggio prevedeva anche, degli stage di persone che dalle agenzie recettori andavano a passare alcuni giorni, in genere una settimana o due, presso le agenzie donors per toccare con mano come venivano svolte le attività. Quindi l'approccio era molto, molto pratico. Sicuramente è stato un aiuto, ma andando a vedere i risultati che sono stati appena presentati, si capisce che non ha risolto questa differenza di livello operativo tra le agenzie del nord e le agenzie del sud. Esaurito il ciclo dei CTN e nate ormai tutte le agenzie, si trattava di consolidare le attività svolte in modo omogeneo ed integrato e di estenderle a temi aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo visto nell'elenco delle competenze del CTN. A questo scopo ISPRA tra il 2005 e il 2008 finanziò i tavoli tecnici interagenziali, di nuovo delle forme di collaborazione tra le agenzie su temi diversi rispetto a quelli del CTN, più specifici. Quelli del CTN erano temi di base, qui invece si inizia a lavorare su temi molto più specifici.
non ve li leggo tutti, li ho riportati in questo elenco e vediamo che sono proprio interventi specifici. Anche questa iniziativa ha consentito un miglior livello di collaborazione tra le agenzie e una miglior, diciamo, una più omogenea, un più omogeneo sviluppo dei metodi di raccolta dei dati. Queste iniziative che ho citato, quindi CTN, Legge 93 e tavoli tecnici interagenziali, come ho detto, erano finanziati ed erano attività occasionali, messe in piedi apposta per ottenere l'obiettivo di una maggiore uniformità all'interno del sistema. Dal 2009 c'è stato un passaggio di qualità, perché è stato istituito un sistema formalizzato di gestione dei gruppi di lavoro all'interno del sistema delle agenzie, non finanziato in modo specifico, perché è pensato come un modo di operare che dovrebbe essere ordinario del sistema delle agenzie. È, diciamo, il metodo coordinato dal Comitato Tecnico Permanente, di cui riporto anche qui gli obiettivi, e del metodo che stiamo seguendo tuttora. Il passaggio dalla fase di iniziative straordinarie a quella di regime ha comportato la fine dei finanziamenti. Questo è coinciso anche con l'inizio pesante della crisi economica, con la spending review, e quindi con la possibilità sempre più ridotta di scambi, scambi intendo dire personali, tra le agenzie. C'è stato, dobbiamo dirlo, un certo rallentamento nelle attività di collaborazione tra gli enti. Questo, diciamo, è il percorso storico. Che cosa ci resta da fare a questo punto? Beh, ci resta moltissimo, perché la costruzione della conoscenza, anche dei dati elementari, è un percorso che non ha un punto finale, nel senso che è un obiettivo che si fa più ambizioso man mano che ci avviciniamo. E qui ho voluto riportare un esempio che è molto significativo. Il monitoraggio delle polveri in aria. 20 o 30 anni fa si faceva il monitoraggio delle polveri totali sospese, le PTS. Poi si è aguzzata la vista e si è iniziato a guardare il particolato sottile pensando al PM10, poi siamo passati al PM2,5. Adesso stiamo guardando una nuova frontiera, che sono i microinquinanti nel particolato. E questo è importante perché noi stiamo non solo presidiando quello che c'è, quello che la normativa ci chiede di fare, ma stiamo già gettando un occhio su quello che potrà essere l'esigenza del futuro, dove deve andare il monitoraggio dell'ambiente, quali sono i futuri punti focali su cui concentrarci. Beh, andare avanti significa ovviamente cercare degli obiettivi sempre più difficili da raggiungere e anche costosi. Se pensiamo sempre all'esempio della qualità dell'aria, l'unità di misura con cui valutiamo gli inquinanti è passata dai milligrammi ai microgrammi, e adesso se pensiamo alle concentrazioni di diossine in aria, parliamo di femtogrammi, cioè 10 alla meno 15 grammi al metro cubo. È una unità di misura che 20 anni fa non era neanche concepibile. Questo comporta una estrema difficoltà nelle fasi di campionamento e di raccolta del materiale e una necessità di strumentazione molto evoluta e molto costosa nella fase di analisi. Tanto che non tutte le agenzie possono o potranno permettersela, e quindi diventa ancora più importante il tema dei centri di riferimento nazionali, perché queste sono analisi costosissime, d'altro canto non se ne fanno molte, quindi la possibilità di avere alcuni laboratori sul territorio nazionale a cui affidarsi diventa fondamentale. E poi c'è l'altro argomento grandissimo che si apre: se noi cerchiamo dei nuovi inquinanti, ma quali cerchiamo e con quali concentrazioni? E qui torniamo ai discorsi fatti a Brindisi, cioè si apre il fronte del rapporto tra ambiente e salute.
In questi 20 anni il sistema sanitario, e a Brindisi è stato detto più volte, ha seguito una sua via e dell'ambiente si è interessato pochino. D'altro canto, poche sono le agenzie che hanno al loro interno un servizio di epidemiologia e comunque, anche quando c'è, non è detto che i due mondi si parlino. C'è un vuoto di competenze, quindi, da una parte il presidio dell'ambiente, dall'altra il presidio della sanità, in mezzo c'è un territorio al momento di nessuno, in cui si inseriscono diverse figure. Da una parte, come è stato detto anche a Brindisi dal rappresentante della magistratura, c'è lo spazio in cui i magistrati sono tirati per la giacchetta, da emergenze che vengono su dal territorio e noi, come sistema di agenzie, non sappiamo rispondere, la sanità non risponde, ma qualcuno una risposta la deve dare e spesso sono i magistrati. E a chi si appoggiano i magistrati? Beh, a dei consulenti. Non si appoggiano a noi perché noi non siamo in grado e questo è uno dei punti su cui è fondamentale che il sistema lavori. Le domande qui ne ho riportate alcune sono tantissime e a Brindisi sono state ben rappresentate. Poi c'è un altro tema su che cosa resta da fare. Questa mattina Benezzoli l'ha citato, le norme di legge, così come le norme tecniche richiedono una manutenzione, anche le leggi richiedono una manutenzione. Noi non possiamo avere delle leggi ambientali che citano dei metodi analitici o dei metodi di misura vecchi di 30 anni, perché noi sappiamo che tecnicamente potremmo produrre dei dati migliori, ma non possiamo usarli perché quelle metodiche sono state citate in leggi, in normative, che ci obbligano ad applicarle. Accelero perché il tempo sta passando. Poi il tema forse principale è che il sistema delle agenzie non esiste, è basato su collaborazioni volontarie. Le assunzioni assunte dal Consiglio federale, possiamo dircelo quanto vogliamo, valgono al nostro interno, ma non hanno nessun valore verso l'esterno. In caso di contenzioso noi possiamo dire, abbiamo bel da dire, di aver utilizzato delle guide tecniche elaborate dal gruppo di lavoro, approvate dal CTP e ufficializzate dal Consiglio federale, ma in realtà in caso di contenzioso non valgono nulla. Quindi finché non c'è un sistema normativo che ci sostiene, qui siamo fermi. La produzione del dato può essere tecnicamente, scientificamente la migliore del mondo, ma non ci aiuta. Dove vogliamo andare nei prossimi anni? Beh, innanzitutto c'è, dal punto di vista tecnico, dobbiamo continuare a sviluppare metodi, dobbiamo fare manutenzione sui metodi che ci sono e, come dicevo prima, dobbiamo individuare le direzioni verso cui muoverci tecnicamente. Il CTP qui ha un suo ruolo importante. Come membro del CTP devo fare autocritica perché siamo lenti. C'è tutto un mondo che va avanti molto velocemente e noi siamo stati in questi anni lenti, lo dico, ribadisco, come membro del CTP. Penso, ad esempio, a una certa polemica sviluppata negli ultimi mesi per quanto riguarda le misure e i controlli, sbordo un po' dal mio intervento, ma sulla telefonia cellulare. Noi abbiamo un mondo, la telefonia cellulare, che evolve velocissimo e non possiamo essere lenti nelle risposte. Poi torno a dire, cosa fondamentale da fare, il legame con la sanità, sia in fase di prevenzione per orientare le scelte, sia in fase di poter fornire dei dati fondati sui numeri, sulla morbilità e la mortalità. Lo diceva ieri Assennato, escono dei numeri su quanti tumori ci sono stati a Taranto. Va bene, sono numeri da leggere in che modo? Non è possibile che escano dei titoli di giornale con migliaia di casi di tumore e noi non abbiamo i mezzi o non abbiamo la forza per dire nulla. Tornando all'esigenza del sistema, di una legge sul sistema delle agenzie, vanno definiti i nostri ambiti, assolutamente. Quindi quando noi costruiamo i dati dobbiamo capire quali dati costruire, quali informazioni ambientali, quali norme tecniche dobbiamo utilizzare per la raccolta dei dati. Il tema del riconoscimento del ruolo di ricerca. Io parlo come rappresentante di un'agenzia piccola, di una regione strana rispetto al contesto nazionale. Tutti sanno che la Valle d'Aosta è una regione montuosa, pochi sanno che la quota media della Valle d'Aosta è più di 2000 metri. Una quota di questo tipo
evidenzia un territorio molto delicato. Il tema dei cambiamenti climatici da noi rischia di essere drammatico, perché i cicli vitali, i cicli della vegetazione a quote così alte sono delicate e risentono immediatamente dei cambiamenti climatici, così come anche la stabilità delle montagne. Vi sarà capitato di leggere negli anni passati di crolli molto importanti di pareti rocciose che sembravano lì per sempre. No, non è così, perché cambiando il clima la funzione aggregante del ghiaccio viene a mancare e quindi c'è un problema di stabilità delle montagne molto, molto forte. Quindi anche in regioni piccole come la nostra, anche agenzie piccole come la nostra, devono funzionare come volano, lo diceva stamattina Piccioni. Non facciamo noi ricerca da sole, non possiamo farlo, non abbiamo le competenze, ma noi abbiamo la conoscenza sul territorio che ci consente di collaborare con il CNR, con le università, per poter fare ricerca radicata sul territorio. Perché il sistema delle agenzie, l'omogeneità, l'integrazione operativa territoriale. Questa mattina il rappresentante di Confindustria diceva la cosa che ci interessa è sì l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, ma soprattutto avere lo stesso trattamento su tutta Italia. Quando noi raccogliamo dei dati che serviranno poi a qualcuno per i controlli o per rilasciare i pareri, bisogna che questi dati siano raccolti in modo uniforme in tutta Italia. Ieri De Bernardinis diceva c'è una certa biodiversità nelle agenzie. È vero, c'è biodiversità, però bisogna che nelle cose fondamentali ci comportiamo tutti allo stesso modo. E concludo. Sono passati 20 anni, abbiamo detto. Il giudizio che possiamo dare è assolutamente positivo, perché siamo passati da non avere l'agenzia a avere un sistema che c'è, produce dati, ne produce molti, consente con questi dati a chi fa i controlli, a chi rilascia pareri, a chi fa del reporting, consente di ottenere risultati, ma ci sono ancora dei passaggi da fare e sono molti. Io ho voluto utilizzare l'immagine di un videogioco in cui si raggiunge l'esito positivo di un primo livello e si passa al livello successivo, dove aumentano le difficoltà e lo scopo da raggiungere diventa più difficile. Nello stesso tempo, nel nostro contesto esterno, aumenta fortemente la consapevolezza della posta in gioco. E con questo vi ringrazio.